Ebbene sì, come avete letto dal titolo, ho deciso di vendere il mio MacBook Air perché non lo usavo più, quindi ho deciso di venderlo. Ho deciso di venderlo sul sito Trendevice, anche se non è sponsorizzato questo video, diciamo da Trendevice, ma ho deciso di venderlo a loro perché in passato ho venduto il mio iPad mini nel lontano 2016, mi sembra, e mi sono trovato bene, quindi ho deciso di vendere anche il mio MacBook Air, ma scopriamo il perché durante il video. Ho deciso di vendere il mio MacBook Air perché non lo usavo più come lo usavo una volta, perché adesso che ho il mio iMac da 21,5 pollici uso solo ed esclusivamente quello. Il MacBook Air, parliamo di estetica, ha una bella estetica però un po' vecchia. È un modello 2017 però con un design di tanti tanti anni fa. Il bello di questo MacBook è che si accende la mela dietro quando lo si accende, ha la tastiera retroilluminata. Per l'uso che facevo io prima, cioè guardare programmi su Skype, guardare Apple TV, guardare film, guardare video su YouTube, eccetera, mi andava benissimo. Però da quando ho iniziato sotto lockdown, sotto quarantena, a così dal nulla fare video, e anche i 1080p in 60 fps faceva fatica a montarli. E allora ho deciso di venderlo, anche se a 2 anni come computer, però andava ancora veramente veramente bene per l'uso quotidiano, ma per fare video aveva delle difficoltà. E allora ho deciso di fare questa scelta, visto che riesco ancora a guadagnarci qualcosa grazie al sito di Trendevice, e anche a livello di software, un più che software hardware, però dual core da 8 giga e 128 giga di hard disk, il mio computer non ce la faceva più, si riempiva la memoria troppo in fretta, non con i dual core faceva fatica a montarmi i 1080 come dicevo prima, e si bloccava sul programma di Final Cut. E allora ho deciso di venderlo e tirarci dentro qualcosa. Tanto ho il mio iMac, che anche lui fa un po' di fatica a tenermi 4K a 60 fps, però piuttosto che il mio MacBook Air da 13 pollici con uno schermetto piccolissimo, non ce la fa a livello di dual core, e questo almeno ha 6 core e riesce a essere un po' più produttivo come lavoro dietro ai video. Adesso che cercherò di essere più costante, perché prima stavo venendo da una stagione estiva abbastanza elaborata, ho deciso di venderlo e basarmi solo sul mio iMac. Questo è il motivo perché ho deciso di venderlo, diciamo. E dopo posso dire che un MacBook Air base di 3 anni fa va bene a chi, diciamo, lavora, fa lavori d'ufficio, che scrive al computer, che scrive su Word, chi guarda programmi televisivi, chi guarda film, cioè robe basilari che un computer, o chi adesso vuole entrare nel mondo, diciamo, di YouTube, che vuole imparare a montare i video, usare programmi particolari, come io in questo caso uso Final Cut. Dopo io non sono bravissimo neanche a montarli, però piano piano cerco di creare questa passione in, non dico in un lavoro perché è impossibile, io il lavoro ce l'ho già per chi mi conosce, e lo faccio solo per hobby, perché mi piace, mi aiuta ad esprimere la mia opinione, diciamo. Magari ritorno a fare anche video sul mangiare, ritorno a fare video sul ciclismo quando permetterà il tempo, potrei fare altri video vlog su quello che volete, anche sul vestirmi. Ho visto che il video sul mio outfit è andato, diciamo, bene, con 280 visualizzazioni. Questo è quello che vorrei. E dopo capire anche voi, se mi lasciaste dei commenti qua sotto, che tipologie di video vorreste vedere, così almeno io, in base anche alle vostre, diciamo, in base ai vostri interessi, posso creare dei contenuti che magari a voi vi farebbe piacere vedere. Questo è tutto quello che volevo dire. E venderò il mio MacBook Air che sto già inscatolando. E ieri ho mandato delle richieste a Trendevice sulla valutazione. Ho già stampato le carte da mettere nella scatola quando arriverà il corriere a ritirarmi il pacco, e nel giro di 10-11 giorni mi dovrebbero arrivare i soldi dell'acquisto del MacBook Air da parte loro, insomma. Bene, questo è tutto. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Così mi andava di condividere questa cosa con voi, che ho venduto il mio MacBook Air a un sito, diciamo, numero uno in Italia di vendite e di acquisto, diciamo. E se è così, lasciatemi un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale, quel tasto rosso che sta là sotto, attivate la campanellina per ricevere altre notifiche dei miei prossimi video, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!